L'asfalto è già rovente e dal tetto Ciel la luce mediterranea inonda l'abitacolo della 508 RXH, carrozzeria castagna, in viaggio verso l'imbarco di Pozzuoli per l'isola d'Ischia, una delle più belle dei nostri mari. I due motori della 508 RXH lavorano in sintonia durante la marcia. Il supporto dell'elettrical termico è la chiave di volta della dimensione nuova di fluidità di guida, gestione della coppia e riduzione dei consumi che la tecnologia Hybrid 4 consente. L'origine del nome è controversa, ma è certo che Ischia era apprezzata nell'antichità già dai greci. Sovrastata dal monte Epomeo, ha subito diverse dominazioni, dai Normanni agli Aragonesi. È stata ed è meta e rifugio di illustri figure. Le cronache d'oggi raccontano dei soggiorni della signora Merkel e quelle di ieri di Visconti. Nelle guide, l'isola di Ischia è descritta come la destinazione di un turismo evoluto, a differenza della più mondana Capri. Il castello aragonese, costruito su un'antica roccaforte da Alfonso d'Aragona nel 1438, è imponente. Domina con la sua mole il borgo dei pescatori. Rifugio per gli ischitani, assicurò la difesa del braccio di mare per Napoli. Oggi è il palcoscenico del Ischia Film Festival. Al vertice della gamma Peugeot, la 508 RXH, con l'incontro tra Peugeot Italia e la carrozzeria castagna, è l'esclusività dell'esemplare unico. Realizzata per descrivere l'idea del viaggio di chi, affermato nella vita, abbia il desiderio di un'automobile con la quale raggiungere mete di turismo evoluto. Delle sue acque terapeutiche ne scrissero da Omero a Virgilio, molti i parchi termali, ma di più i gruppi fumarolici, le acque sorgive e le sorgenti diffusi in tutta l'isola. Un patrimonio tra i più grandi del mondo. Ischia è la capitale del benessere. Ischia Ponte e Porto, Forio, Lacquameno, alcuni dei suoi comuni, ognuno con caratteristiche tanto diverse. L'isola gode di un clima soleggiato tutto l'anno e temperature tali da rendere possibile anche il bagno fuori stagione. Gli accostamenti cromatici sono la sintesi dei materiali usati per questa versione della 508 RXH. L'alternanza di superfici e colori diversi, spesso scelti per contrasto, le donano una forma ed una plasticità ancor più esclusiva. La fusione tra carrozzeria ed abitacolo della 508 RXH è resa con l'uso di tessuti, pelli e materiali di sintesi, accostati a lane pregiate. Se per gli esterni le vernici speciali sottolineano in alternanza di finiture la carrozzeria, all'interno, alcantara, cuoio, tweed e legno vestono le poltrone ed il divano dei passeggeri.